Ecco, nell'ambito di una valorizzazione di Milano e di una sua prospettiva di sviluppo, prima sono state citate anche alcune infrastrutture, sono state citate alcune grosse strade, alcune grosse vie di collegamento di Milano col resto della regione e al resto d'Italia. Ecco, secondo lei, avvocato, che posto deve avere nello sviluppo di Milano l'infrastruttura, il mondo delle grandi opere? Servono quali? Servono, sì, infatti il nostro sindaco molto opportunamente continua a ribadire l'utilità e l'importanza delle reti metropolitane, la metropolitana 4 per esempio, che convoglierà, permetterà di raggiungere da Linate il centro di Milano in 10 minuti, un'opera importantissima. Però c'è qualcosa che a Milano manca. E noi parliamo tanto di ambiente, parliamo di ecologia, parliamo di aria pulita, di inquinamento e via. E abbiamo imboccato una via che non è una via, come dire, istituzionale, che porta a una politica urbana. Noi abbiamo imboccato la via dei rimedi occasionali e dei rimedi occasionali, dei palliativi. Noi facciamo i doppi vetri, pannelli solari, mobilità, monopattini e via, macchinette. Lì manca una grande opera infrastrutturale, che è il teleriscaldamento. Nel nostro paese, a seguito della scelta referendaria, abbiamo deciso di inquinare nelle città. E va bene, abbiamo detto che l'inquinamento deve essere dove si consuma e non dove si produce. Nella città si consuma l'energia e quindi si inquina le città. Caldaiette, fornelli di cucina, automobili, tutti che vanno a idrocarburi con un grandissimo inquinamento. Ma che cosa c'è bisogno? C'è bisogno del teleriscaldamento, ecco la grande opera infrastrutturale di cui avrebbe bisogno Milano per fare un salto di qualità. Energia elettrica nell'uso domestico e teleriscaldamento, cioè una grande centrale che produca, che elimini 50.000 caldaie degli impianti di riscaldamento degli edifici, caldaie, caldaiette e via, ridurre al minimo le fonti di calore, di consumo energetico e quindi di inquinamento. Primo punto. Secondo punto, dico, ci vuole un grande progetto. Un tempo, 30 anni fa, i nostri maggiori pensavano in grande e avevano studiato un sistema di uscita veloce dalla città. E dico, ma come si fa a uscire velocemente dalla città? Adesso si entra per il traffico veicolare, non perché altrimenti si va con la metropolitana. E avevano immaginato di realizzare delle autostrade sopraelevate rispetto al sedime ferroviario. Cioè, autostrade che partissero, per esempio, dalla zona della stazione centrale e che permettessero di raggiungere immediatamente tutte le località, seguendo il sedime ferroviario, cosa dal punto di vista tecnico fattibilissima. Lì c'era stato tra i autori di questo progetto è il preside di architettura del Politecnico, qui abbiamo l'avvocatessa, professoressa che insegna, vi ricorderà, Cesare Stema, che si era battuto, solo che purtroppo il nostro paese è un paese in cui tutte queste grandi opere sono difficilissime da realizzare, data la frammentazione istituzionale, avremmo a che fare, e quindi la cosa si era arenata. Ma se Milano pensasse a cose di questo genere, già farebbe un salto di qualità, ma basterebbe per esempio pensare al problema dei navigli, ma non nel senso di riaprire le vasche nel centro di Milano, che è un'idea bella, suggestiva, romantica e via.
Ma nel senso, è anche storica però, perché produrrebbe un rallentamento del dinamismo urbano notevole, quindi inconcepibile una situazione. Ma pensiamo alla ricchezza patrimoniale del sistema dei Navigli, del sistema come idrologico dei Navigli, che è fatto di paesi, di centri, quindi una, dal punto di vista turistico, un grande patrimonio da valorizzare. Potrebbe essere questo il tema, come dire, dell'impegno di una futura amministrazione. La sistemazione di tutti i Navigli nel contorno della, dell'Inter milanese, non solo nella città di Milano. Quindi occorrerebbe un intervento di questo genere programmato anche a livello regionale. Ma io dico, voglio dire, sul piano, sulla questione poi delle, delle grandi opere infrastrutturali, qui, se tocchiamo poi quelle che sono necessarie per raccordarsi con il paese non finiamo più. Pensiamo semplicemente al Terzo Valico, ma è mai pensabile, mai possibile che per andare a Genova ci si impieghi un'ora e mezzo se va bene, e che per andare da, da Genova poi a Roma ce ne vogliono 5 di ore. Quindi voglio dire, c'è tutta una occorre ripensare tutto il sistema, soprattutto attivarsi quantomeno subito per realizzare il Terzo Valico, che significherebbe raccordo col sistema delle direttrici europee di attraversamento delle Alpi, il famoso corridoio 24, che permetterebbe poi da Genova di arrivare attraverso, attraverso il Gottardo a raggiungere Rotterdam, quindi il collegamento del, del corridoio 24 che è fermo e gli svizzeri si sono purtroppo arenati a seguito, come dire, del rallentamento che si è avuto da parte italiana, perché l'Italia si è fermata nel quadruplicamento della rete della, della tratta Milano-Bonn. Quindi voglio dire, se apriamo questo capitolo poi ci perdiamo in un meandro di cose che non